Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, oggi ragazzi riesco a girare il video inerente ai balsami e shampoo della linea iFood. È un video che mi avete chiesto in tantissime. Io vi ho fatto aspettare un pochino, perdonatemi, però avevo proprio necessità di provarli per più tempo, per vedere anche come si comportavano nel lungo andare e così per potervi dire la mia sincera recensione di questi prodotti. Ovviamente ragazzi, questi prodotti sono tutti di tasca mia, non sto sponsorizzando nessun marchio, quindi non è nessuna sponsorizzazione, ma voglio essere il più onesta possibile per quanto riguarda questa linea. Questo video che girerò ragazzi sarà un video un pochino particolare perché per la prima volta vedrete i miei capelli senza styling. È una cosa che mi chiedete sovente e devo dire che è tantissimo tempo che non lo faccio, quindi è veramente tanto tempo che non lascio i miei capelli liberi dallo styling, e oggi per la prima volta ho deciso di provare una di queste due linee e di lasciare poi di asciugare i capelli e lasciarli senza styling. In questo modo potremo veramente vedere bene l'effetto di questi shampoo, di questi balsami, diciamo, e soprattutto potrete vedere finalmente che differenza c'è con i capelli con lo styling e senza styling. E con questo video spero davvero di incoraggiarvi che i capelli realmente possono migliorare. Prima di partire, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanella così non perderete nessun video di tutti quelli che usciranno. Seguitemi anche su Instagram al nome ricciacapricci92, dove potete contattarmi tranquillamente se avete delle domande da farmi o avete bisogno di qualche consiglio. Seguitemi anche su Facebook, in questo grande gruppo che ho creato che si chiama Capelli Ricci Love, quindi un gruppo dove ci sono tantissime ragazze ricce, dove possiamo dare consigli, possiamo chiedere consigli, insomma è un gruppo dedicato al mondo delle ricce proprio per aiutarci. Quindi partiamo subito. Allora, la prima linea che vi parlo è lo shampoo, questo qui all'aloe vera, e il suo balsamo. Allora ragazze, come vedete la confezione è molto bella, come sapete io amo un sacco diciamo i pack di Garnier, è proprio una cosa che adoro tantissimo perché sono molto colorati, infatti ti verrebbe voglia di comprarli solo per l'esteriorità, però ragazze c'è anche l'interiorità da tenere presente perché questa linea qua devo dire che mi ha veramente sorpresa. Ogni tanto ve l'ho detto all'interno di qualche video, vi ho mandato qualche spoiler, però devo dire che questa linea qua è una linea che ho amato tantissimo, veramente l'ho voluta provare per tanto tempo proprio per capire se davvero era un ottimo prodotto oppure era un prodotto diciamo che faceva effetto soltanto all'inizio. Devo dirvi ragazze che lo shampoo iFood dall'aloe vera idratante è davvero qualcosa di fenomenale, a me piace tantissimo e adesso poi lo vedremo insieme perché sarà questa la linea che io proverò per in questo video, quindi vi farò laverò proprio i capelli con questo shampoo e poi metterò il balsamo sempre della stessa linea. Devo dire che l'ho amata tantissimo, però partiamo e vediamo un po' nello specifico come è composta. Allora, la prima cosa che vi dico, ragazze, purtroppo non si può utilizzare all'interno del Curly Girl Method. Allora, come sempre, Garnier è molto chiara, vi lascia scritto tutto l'inci qua dietro. E cosa contiene? Allora, contiene il 98% di origine naturale, quello è vero. Al suo interno troviamo già, diciamo, quasi alle prime posizioni, l'aloe vera e l'olio di cocco. Quindi questa cosa mi ha sorpreso perché, come sapete, l'olio di cocco è molto idratante insieme all'aloe vera, quindi davvero questo effetto di idratazione sui capelli veramente si sente tantissimo. Ovviamente sono presenti dei tensiattivi perché, come sapete, è uno shampoo, quindi sono presenti dei solfati e quindi poi per il resto devo dire che è uno shampoo abbastanza con un inci accettabile, quindi non è uno di quegli inci che ti fa scappare, ma assolutamente è molto buono, quindi questo qua ve lo consiglio. Devo dire ragazze che una volta lavati i capelli con questo shampoo vi lascerà i capelli davvero super super morbidi, ma proprio tantissimo già solo utilizzando soltanto lo shampoo, perché io prima ho provato lo shampoo, poi ho provato il balsamo e devo dire che veramente la differenza si nota parecchio. Per quanto riguarda invece il balsamo, questo balsamo qui ragazze, speravo in qualcosa di più, nel senso che è un balsamo buono, ottimo, è un balsamo molto molto leggero e questa cosa qua diciamo mi ha lasciato un po' così perché essendo un balsamo idratante
non so, me lo immaginavo un pochino più corposo sui capelli, anche se comunque l'effetto che deve fare è idratare, però comunque me lo immaginavo un pochino più pesante, ecco, un po' più corposo. Però devo dire, ragazze, che se avete i capelli diciamo fini è l'ideale, perché veramente non vi va assolutamente ad impesantire i capelli e soprattutto ve li lascia idratati. Ovviamente l'idratazione che avrete con questo balsamo, se la volete avere proprio al massimo, dovete per forza abbinarci insieme un altro shampoo idratante, che ovviamente io vi consiglio questa linea qua, perché insieme, ragazze, sono un'esplosione, sono una bomba. Quindi quindi diciamo un po' ricapitolando, lo shampoo potete comunque utilizzarlo già da solo, perché già da solo diciamo ha degli effetti super. Però il balsamo, se proprio volete avere un sacco, un effetto molto idratante, perché avete veramente i capelli tanto crespi, scusate, tanto secchi, io comunque ve li consiglio insieme, perché insieme danno il massimo. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, se vi piacerebbe che io provassi l'intera linea iFood, quindi sia shampoo, balsamo, ma anche la maschera 3 in 1, compreso con lo styling, perché mi piacerebbe davvero provare insieme questa linea. Quindi mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e soprattutto se vi piace come idea. Inoltre fatemi sapere anche sempre nei commenti se avete provato queste linee e come vi siete trovati, perché mi piacerebbe veramente tantissimo potermi confrontare con voi su queste linee. Per quanto riguarda l'INCI, anche questo, come vedete, le linee iFood sono molto chiare, si può leggere l'INCI dietro. Troviamo anche qua aloe vera e olio di cocco. Troviamo, diciamo, alla terza posizione la glicerina, quindi è un balsamo che è adatto al Cooling Girl Method, soprattutto per chi magari ha bisogno di utilizzare prodotti a base di glicerina. Questo è l'ideale, ragazze. Si può utilizzare per co-wash? Questa è sicuramente la domanda più gettonata che mi avete fatto quando ho postato questa foto diciamo su Instagram. Allora, ragazze, questo shampoo si può utilizzare come co-wash. Io questo ve lo consiglio, potete utilizzare, anche perché comunque io l'ho trovato molto leggero, quindi sì, assolutamente. Devo dire che all'inizio era un po' titubante, forse a qualcuna di voi ho detto addirittura no, però poi l'ho testato, l'ho provato e devo dire che mi è piaciuto anche come co-wash, quindi assolutamente potete utilizzarlo per lasciare i capelli davvero molto molto idratati. Quindi passiamo adesso alla seconda linea. Questa qui invece è alla banana. Ok, per quanto riguarda lo shampoo, quindi questo qui è quello alla banana, è uno shampoo adatto per capelli secchi. Devo dirvi che c'è scritto, hanno questa dicitura qui che deterge, nutre e non appesantisce. Allora, devo dire che entrambe la linea alla banana hanno questo effetto, è vero, li senti nutriti i capelli, però assolutamente non, cioè, non sentite la pesantezza che può dare un prodotto tanto nutriente. Devo dire che per quanto riguarda lo shampoo, è dedicato per chi ha capelli secchi, io lo consiglio ovviamente soltanto per chi ha capelli secchi. Perché comunque io, che per esempio ho un cuoio capelluto normale, diciamo ho un capello tendenzialmente normale, sì, tendente al secco, però ecco, proprio in occasioni difficili, devo dire che non mi è piaciuto tantissimo, perché proprio mi ha dato a seccare la cute. È veramente molto forte, cioè proprio io l'ho sentito questo shampoo, mi ha lasciato la cute pulitissima, perché entrambe le linee vi lasciano la cute veramente molto molto pulita, però questo qua veramente è andato troppo a sgrassare i capelli, cosa che invece questo qua non è andato a fare assolutamente, nonostante tutto all'interno contenga tensioattivi come anche questo qua, comunque come tutti la maggior parte degli shampoo. Devo dire che questo qui si è comportato molto molto meglio, veramente è stato molto delicato sulla cute, però mi ha lasciato i capelli veramente molto corposi, molto densi, mentre questo qua proprio mi ha seccato. E devo dire che l'ho provato anche più volte, perché non ero sicura che magari l'effetto fosse dello shampoo, però devo dire che mi ha fatto questo effetto. Come INCI, anche questo, ragazzi, non è approvato dal Cooling Girl Method, forse è approvato soltanto dal Final Wash, perché contiene solfati.
E però alla fine vedo che contiene dell'alcol, quindi boh, vediamo un po', poi mi informerò meglio perché come sapete io non sono proprio, sto studiando ecco il curriculum method, quindi alcune cose ancora proprio non mi sono ancora ben chiare. Per quanto invece riguarda il balsamo, ragazze, anche qui questo è l'inci del balsamo, eccolo qua. Anche qui troviamo la banana, olio di soia, girasole, olio di cocco che sono molto nutrienti, li troviamo anche qui alle prime posizioni. Questo balsamo qui, ragazze, è un balsamo per capelli secchi, come vedete, e devo dire che mi è piaciuto davvero tantissimo. Paradossalmente di questa linea mi è piaciuto tantissimo il balsamo, cosa che vi consiglio anche separato, quindi non per forza dovete comprare anche lo shampoo, perché è veramente buonissimo, mi è piaciuto tantissimo sui miei capelli. Cosa invece opposta per la linea all'aloe vera, dove appunto il balsamo è più leggero, mentre lo shampoo è quello che lo fa da padrone. Quindi di questa linea qui, ragazze, quello che vi consiglio è, se avete i capelli molto molto secchi, va bene utilizzare lo shampoo insieme al balsamo, altrimenti se vi piace, comunque avete bisogno di nutrimento e vi trovate bene con gli ingredienti che contengono banana, io questo ve lo consiglio perché mi è piaciuto davvero tanto. Io ho provato anche la maschera 3 in 1 di Garnier alla banana, e quella maschera insieme all'aloe vera è stata formidabile, quindi veramente le maschere 3 in 1 di Garnier sono il top, qualsiasi sia il gusto sono buonissime, quindi quelle ve le consiglio a prescindere. Quindi ragazze, arrivando alla conclusione, qual è la mia linea preferita? Ovviamente, come si è capito dal video, la mia linea preferita sono loro. Infatti io oggi proverò loro, anzi in realtà non proverò perché io cioè, l'ho già usati per un bel po' di tempo, anzi ormai stanno pure finendo, però vi farò vedere appunto come io effettuo lo shampoo e come metto il balsamo. Ci tengo molto a farvi vedere questa applicazione perché è una cosa che mi chiedete in tantissime. Ovviamente poi girerò un video solo inerente al shampoo e al balsamo, però comincio già a parlarvene in questo video perché purtroppo i video non vengono sempre visti da tutti, quindi a volte queste domande continuano a comparire. Quindi niente, detto questo, partiamo subito e andiamo a lavare i capelli. La prima cosa che vado a fare è inumidire i capelli con l'acqua tiepida. Io lavo tutto il tempo i capelli con l'acqua tiepida e poi effettuerò l'ultimo risciacquo invece con l'acqua fredda. Io, ragazze, per lavare i capelli utilizzerò questo, abbiate pazienza perché purtroppo avendoli lunghi non riesco a risciacquarli bene. E niente, partiamo subito. Io vado a mettere lo shampoo, ragazze, soltanto sulla cute. Vado a massaggiare in testa giù. Sulle lunghezze non vado a metterlo. Poi vado a metterci un po' d'acqua sopra e continuo a massaggiare. Già durante il lavaggio sentirete i capelli davvero morbidissimi. Li sentirete davvero super morbidi. E soprattutto avrete un effetto fresco meraviglioso sulla cute. Quindi dopo aver risciacquato i capelli vado a tamponare prima di mettere il balsamo, quindi vado proprio a tamponare le lunghezze in questo modo, quindi a togliere l'eccesso di acqua e vado a mettere il balsamo, eccolo qua. È importante, ragazzi, utilizzare l'acqua tiepida perché ci aiuterà ad aprire le cuticole dei capelli e prendere il nutrimento o l'idratazione che ci deve dare il balsamo. Quindi questo ci aiuterà a rendere più efficace. Come vedete, il balsamo è molto liquido, più liquido degli altri balsami, ed è bianco. Quindi andiamo
metterlo su tutte le lunghezze in questo modo e andiamo a massaggiare delicatamente. Vado a cominciare a districare i capelli con le dita, ovviamente senza farvi male. Quello che non riuscite a districare lo farete poi con la spazzola. Io lascio di solito i balsami in posa 3-4 minuti, quindi mentre con la scusa ne approfitto per pettinarli. Ovviamente pettinare i capelli con le dita, anche se a volte può fare un po' più male, però è molto benefico perché noi andiamo praticamente a non spezzare i capelli, cosa che invece purtroppo le spazzole tendono a fare. Ok, passato il tempo di posa vado a risciacquare i capelli. Ok ragazzi, io per pettinare i capelli utilizzo o una spazzola così, ovvero la Tangle Teaser, e quando ho i nodi veramente tanto difficili da eliminare utilizzo questo tipo di spazzola. Le setole ragazze sono morbide, ovviamente ragazze c'è chi usa anche il legno, io mi sono trovata malissimo, inoltre mi faceva male e mi spezzava un sacco i capelli. Questa devo dire che è l'ideale proprio per non spezzare i capelli perché ha proprio le setole morbide. Comunque se pettinerete i capelli con lo shampoo andrà molto meglio il fatto di pettinarli. Quindi continuo pettinando i capelli sempre in testa giù, dalle punte fino sopra le radici. Come vedete sono già abbastanza facili da pettinare perché li abbiamo pettinati prima col balsamo. Ok ragazzi, quindi arrivata a questo punto farò un po' di scrunch in testa giù e io faccio sempre tutto a testa giù e poi metterò sulla maglietta per fare un po' di plucking. Ovviamente non metterò lo styling come vi ho promesso all'inizio e poi asciugherò i capelli col diffusore e quindi adesso vi faccio vedere. Allora, vado giù, mi vado ad alzare le radici, questo mi aiuterà un sacco per il volume, quindi mi raccomando alzate sempre le radici. Ok, poi andrò a fare lo scrunch così. Ovviamente oggi non ho messo styling, quindi sarà veramente uno scrunch molto leggero, però mi aiuta già a dare, diciamo, corpo ai capelli, quindi a dare una definizione. I capelli, ragazzi, sono morbidissimi e super profumati. Quando proverete questa linea mi darete un sacco ragione, perché veramente ammorbidisce i capelli in una maniera incredibile. Quindi adesso vado a mettere i capelli all'interno del plopping, vi lascio in info box il video del plopping se non sapete che cos'è, se non l'avete visto, perché altrimenti questo video diventerebbe troppo lungo. E noi ci vediamo dopo per il risultato finale. Ho un po' paura. A dopo, ciao! Ecco qui ragazzi, allora questo è il risultato finale dello shampoo e del balsamo. Devo dire ragazze che sono rimasta veramente senza parole, perché io anche se non ho applicato uno styling ho i capelli davvero molto definiti, ce l'ho stravoluminosi e non vi dico quanto sono morbidi, perché se ve lo dico non mi credete, ma sono davvero super morbidi. Inoltre guardate come sono luminosi, cioè questa linea qui ragazze è veramente qualcosa di fenomenale, cioè io proprio l'adoro tantissimo, mi piace tantissimo, è la prima volta che provo questa linea senza effettuare lo styling e sono rimasta sorpresa perché ho i capelli veramente come se avessi applicato lo styling sopra, cioè io sono ancora incredula del risultato. Erano veramente tantissimi anni che non provavo un prodotto senza styling e
Niente, quindi cosa dirvi ragazzi? Io vi posso dire solo che ve lo consiglio, che la iFood all'aloe vera, la linea sia il balsamo che lo shampoo sono veramente secondo me dei prodotti molto molto validi. Come potete vedere questo è il risultato, quindi più validi di così direi che non si può dire nulla. Comunque ragazzi fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe vedere anche lo styling con la maschera 3 in 1, quindi a vedere tutti e tre i prodotti all'azione, quindi vi aspetto nei commenti, mi raccomando. E niente, detto questo, ragazzi, io vi mando un bacione grande. Mi raccomando, se avete bisogno di chiedermi qualcosa nei commenti, molto molto volentieri. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati per tutti i video che usciranno. E niente, detto questo, sono proprio curiosa di vedere se domani tutto questo dura. Comunque, niente, detto questo, ragazzi, vi mando un bacione grande e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!